Ciao a tutti amici di fcinternews.it, si è conclusa da pochi minuti Inter-Verona, ottima prestazione dell'Inter soprattutto nel primo tempo, una vittoria importante come lo possono essere tutte, lo saranno quando arriveranno tutte sicuramente in questo periodo qua, perché siamo al photo finish con tre squadre ovviamente tutte attaccate l'una all'altra per il rush finale di questo campionato. L'Inter dà continuità alla vittoria anche un pochino fortunosa di Torino contro la Juventus. Oggi era importante dare un segnale di continuità, appunto. L'Inter doveva dire ci siamo, la vittoria di Torino non è stato un caso. Segna due gol nel primo tempo, giocando un ottimo primo tempo, rischiando solo nel finale, nei primi 45 minuti, con quella intuizione di Simeone che si trova davanti alla porta, bravissimo Handanovic a chiudere lo specchio della porta in uscita e a mettere in corner. Il secondo tempo per l'Inter è un secondo tempo più attento, perdiamo metri in campo ma stiamo compatti, proviamo in contropiede a fare male, non ce la facciamo, avendo comunque delle occasioni, più occasioni per segnare il gol del 3-0. Se proprio vogliamo trovare un difetto della partita di oggi è stato quello, forse si evince che in quel tipo di situazioni ci mancano dei veri e propri contropiedisti. Se Barella non è al 100% e non si butta negli spazi, o Dumfries non fa quello che deve fare, oggi l'ha fatto, facciamo fatica, le punte fanno fatica ad arrivare davanti alla porta in contropiede, Dzeko soprattutto. Però l'importante oggi era vincere, Dzeko segna, Barella torna a fare gol, tra l'altro un gol molto difficile, Perisic fa due assist, Çalhanoğlu torna a ottimi livelli, Skriniar è mostruoso, D'Ambrosio quando entra nel secondo tempo al posto di De Vrij gioca una partita perfetta, coglie anche un palo nel secondo tempo che poteva essere il gol del 3-0, Montipo para e poi la palla va sul palo in un'ottima azione di contropiede. Era una vittoria da ottenere, l'Inter l'ha ottenuta. Ancora una volta l'Inter non subisce gol e questo è un dato assolutamente da considerare. Oggi forse potevamo farne qualcuno in più, sarebbe stato bello, ma 2-0 va bene, l'Inter non subisce gol, blinda la difesa e si porta a 66 punti in attesa delle partite ovviamente di domani. Ad oggi, adesso, le tre squadre in testa hanno tutte le stesse numeri di partite e la classifica è veritiera, 67 Milan, 66 Napoli Inter con lo stesso numero di partite giocate. Ovviamente Napoli e Milan giocheranno domani, mentre invece l'Inter rimarrà indietro di una partita che dovrà recuperare con il Bologna, in attesa ovviamente anche della sentenza del ricorso che l'Inter ha fatto. Comunque, vittoria importante, tre punti importantissimi, sei punti nelle ultime due partite, forse la vittoria di Torino ci ha dato un pochino di stimolo, però adesso c'è poco tempo per godersela, perché da qui fino alla fine sarà sempre una rincorsa a tre, e si va contro lo Spezia in trasferta e sarà un'altra partita molto difficile, sperando che la condizione dell'Inter partita dopo partita salga sempre di più. Oggi ho visto una squadra più in palla a livello fisico rispetto alle ultime uscite, anche quella di Torino compresa. Siamo calati nel secondo tempo, quello sì, però ho visto un primo tempo sicuramente molto incoraggiante. Ecco. Sempre forza Inter e poi ci concentriamo settimana prossima. Ciao a tutti.